Stiamo ballicchiando la nostra sigletta. Ah, sono geloso. È bellissima la nostra sigla. Geloso. No, bellissima. Ho fatto prima di te a casa. Geloso. Allora, no, ma scusate, di Fabio, non di... chiedo scusa, ho solo 24 minuti ed ho tre argomenti e devo andare velocissimo. Allora, voglio iniziare da Anna. Sì. Il ritorno alla vita dopo un evento ischemico transitorio. Dicasi Tia, mi corregga se sbaglio, dottoressa, perché noi lo ricordiamo, Anna D'Amato è un'attrice con lobby della chirurgia, bravissimo medico, ma è un'attrice. E dopo questo, diciamo, sei dopo questo evento ischemico transitorio, che non è stato proprio un vero e proprio ictus, ma no. Grazie a io Dio. Io ne ho avuti due. Ecco. Uno in mano a me, alle prove, alle c'ero prove, anch'io. Sì. E poi un altro un poco più importante. Dunque, quando insomma, si accadono queste cose, uno, la prima cosa che ti viene in mente è la morte. È certo, chiaro. Quindi il avere chiaro il concetto della morte è importante, no? Perché noi prima di imparare a vivere, averlo chiaro, paura, perché non bisognerebbe avere paura della morte. No, non bisognerebbe. Noi abbiamo paura dell'attesa della morte, non della morte. Diceva Epicuro, che era un filosofo greco, no? Legato all'edonismo, certo, cioè, al piacere, al piacere, godimento. E diceva che noi non dobbiamo avere paura della morte, perché quando c'è la morte non ci siamo noi, quando ci siamo noi non c'è la morte. Certo. In realtà è la sofferenza più che fa paura. Probabilmente è la sofferenza che fa paura. Basso, il periodo che ci vuole per arrivarci. E poi, infatti, diceva sempre un altro filosofo contemporaneo, questa volta Feuerbach, un filosofo tedesco, che se chi insegnasse agli uomini a morire, insegnerebbe loro a vivere. Tu sei tornata alla vita. Io sono tornata dopo questo evento. Io sono evento. Tornata alla vita dopo questo evento. Io sono stata fortunata perché non è stata una perdita totale di coscienza. Io ero lì per terra e capivo anche e ho fatto anche in modo di non avere delle gocce che mi avrebbero fatto io più questo, male che bene. Scusate, a me, allora, io devo, allora, è un evento, scusami, tu mi siedi un attimo qua. È un evento drammatico, no, è che è brutta l'inquadratura che ti sto davanti. È un evento drammatico quello di vivere, diciamo, una sorta di piccolo ictus. Detto questo, quando lei ce l'ha raccontato, noi ci stavamo sentendo male da ridere, perché voi immaginate una donnona, diciamo, questo io. Giunco che cade a terra. Fortunatamente in ospedale, perché in ospedale. C'erano tutti i suoi colleghi intorno, c'era in ospedale, che pensavano fosse un collasso e le volevano dare le cose per il collasso. C'era un infermiere che subito lo vide in mano con le solite gocce di Simpatol. Certo, le cose che si danno quando uno ha un mancamento. Si viene con un mancamento. E lei sotto ictus. Stavo rossa con una pompa cardiaca che stava nelle stelle, così, con una faccia proprio. Questo diciamo, non mi date quello, perché poi quando tu stai male e sei medico e sai quello che stai avendo è anche più drammatica, è più drammatica, sì. Senza avere la forza di reagire, è certo, perché lei non aveva più la, come dire, il potere dell'utilizzo del suo certo. corpo, della voce però io capivo perché eri lucida, eri presente, ero presente, diciamo, anche se un poco obnubilata, ma quel tanto da capire, che ti che ti avrebbero dato una cura sbagliata, una cosa sbagliata. Se non ti era venuto, ti veniva. No, era pericoloso. E allora ho fatto questo. Per cui poi ho avuto la fortuna che stavano i neurologi, c'è stata questa ipostenia, cioè questo senso di mancamento a un lato, perché di solito l'ictus colpisce un emilato del corpo. E che poi piano piano ho recuperato quasi subito, insomma. Dopo qualche giorno, dopo qualche già le prove, qualche nuove, giorno ho recuperato. Però in quel momento, ecco che il fatto che io pensavo alla morte, dicevo, adesso in questo momento potevo anche morire, non tornare più. Mm. No. Invece il fatto di essere ritornata, dice, che cosa succede? Prima di tutto incominci ad analizzare quella che è stata la tua vita fino in quel momento e vuoi cambiare le cose per il ritorno, il futuro. Il ritorno è tale quale quello di prima, fai le stesse cose. Le stesse identiche cose gli stessi sbagli. Gli stessi sbagli, le stesse cose. Non ti è servito a niente. Mi è servito perché ho smesso di fumare. Dici poco? Perché tu sai bene che avere una tia oppure avere un infarto, un attimo, tu hai rotto il contatto con l'eterico, quindi dovrebbe essere per te
te una e stai qua e che sei medica, sì, e che stai proprio tu che sei un chirurgo e sai bene che quando si addormentano le persone vedono l'aldilà, vanno nel tunnel della, lo sai, tu l'hai perché, visto il tunnel? No, senti gli ammalati che quando ritornano ti dopo se che si sono c'ho le mani addosso, ma sto facendo perché no, gli sto aggiustando, le sto aggiustando il microfono. Tanti amici chirurghi che sanno bene questa cosa, ecco perché la scienza si sta accumulando all'esoterismo. Sì, però avresti voglio dovuto dire, cambiare no, tanto della tua vita. Vuoi cambiare tanto, però noi abbiamo la facoltà di dimenticare. E ma allora, chi vuole dimenticare? Si vuole dimenticare. Ma chi vuole? E anche perché è troppo comodo, Anna. Non si potrebbe vivere sotto una campana di vetro. Ma non parliamo di campane, perché tu non devi vivere. No, però è certo che aggiusti il tiro, nel senso che ho smesso di fumare, perché ma ho smesso di fumare, sai qual è stata la causa principale? Cioè, quando ho deciso di smettere di fumare, è stato in un altro episodio più o meno simile, in cui mi sono trovata in un pronto soccorso napoletano e ho giurato a me stessa in quel momento di dover sempre essere io, poter decidere in quel momento dove andare e non essere portata. Ecco, vedi. Perché insomma le realtà non sono tutte belle. No, proprio perché no. Perché molti ospedali dovrebbero essere oggi musei, non più ospedali. Certo. A Napoli. E quindi questo, ma in momento, in buona parte d'Italia, mica solo a Napoli. No, ma a Napoli sì. Di più, proprio come accesso all'ospedale. Ci sono alcuni ospedali napoletani che come accesso, tu lo sai bene, sì, abbiamo fatto no. Nell'ultimo lavoro, li abbiamo come, nominati. No? Come no? Tutti tra l'altro. Tutti. Sì, tutti. Non facciamo una cosa troppo locale, perché ci seguono, grazie a Dio, da tutta Europa, non sanno magari gli incurabili cos'è. E quindi io in quel momento giurai a me stessa, dico, allora, qual è la cosa che è più importante che posso togliere, che mi aiuta a non ricadere più in queste cose? Il fumo. Da oggi non fumo più, non ho toccato più una sigaretta, sono 8 bastasse anni. Quello bastasse quello, la tia adesso ti ha fatto deve bene. Decidere solo di non mangiare più, è quello già, mi pare un po' più complicato, sì. Allora oggi è la notte di Halloween, reclamano il momento 8, eh? Buona, no, sì. Lo so, aspetta, prima del momento 8 ci dobbiamo aspettare ancora? No, sì, dobbiamo aspettare ancora, stasera si spoglia Manila prima di cominciare a parlare di sé, non dare notizie false, ma infatti non dare notizie di non è questa la facciamo il picco d'audience, non è colpo grosso. Cin-cin. Questa cin-cin. È Fabio di sera. Allora ti piacerebbe, Peppe? Sì, grazie, non so quanto piacerebbe a Manila, penso meno. Allora sicuramente questa è la notte di Halloween, questa è la notte più importante dell'anno dal punto di vista energetico, perché si concentrano una serie di energie tutte le energie perché io poi dico le cose sbagliate perché chiaramente non lo so. Allora noi abbiamo 5 minuti, 4 minuti per spiegare la ritualistica. Allora, è impropriamente detta del fazzoletto, come la vogliamo chiamare? No. Quella è la ritualistica di essere sempre attiva nel quotidiano, di non poter far sì che loro ci aiutano, non farci mai mancare. Quando parliamo di loro, parliamo di entità. Ok. Entità. Io ci credo fermamente, sono un'ottima medium, sono una persona da 40 anni in questo campo, posso anche essere presa per pazza, ma non mi importa più, l'importante è che io mi credo, che mi stimo, che mi voglio bene. Quindi, questo è fondamentale. Allora spieghiamo questa ritualistica. Sono 40 anni che si fa questa cosa, questo viene dall'Egitto. Allora, come oggi, a differenza di quello che si pensa, è una notte magica, ce ne sono 3 negli anni, poi li spieghiamo, abbiamo pochi minuti. Perché un fazzoletto bianco? Perché bianco non è un colore, ma al girare velocemente, abbiamo il medico qua, ci può dire se sbagliamo, di tutti i colori. Quindi il bianco non è colore, noi contro il nero ci allontaniamo, il grigio, ma il bianco è un girare velocemente di tutti i colori. Sì, adesso prendete questo vazzetto e mettetelo per qualche oretta fuori al balcone, perché viene penetrato da tante energie positive. Nel momento in cui poi con molta tranquillità, e soprattutto se ci credete, perché se non ci credete è inutile, non, chiaro, fate, non ha senso, non fate niente e non ha senso, non lasciate stare, perché vi fareste una violenza. Accendete una candela
vi togliete i fronzoli, poi mettete un euro, 5 euro, io c'ho quello, e con molta molta fede, soprattutto in credenza e quello che fate, prendete questo fazzoletto, lo avvolgete e l'affidate le vostre finanze a una persona cara a voi morta. Sicuramente non vincete né la notte né il Superenalotto, però in casa vostra il necessario non mancherà mai. E poi dove si ripone, Rita, questo? In un posto che sei solo tu, e lo prendi l'anno prossimo. E rifai la stessa operazione? Sì. Sempre la notte. Oggi che bello, le persone mi chiamavano: signora, con quei soldi li posso spendere? Signora, lei tutto quello, veramente ci sono riuscito. Signora, una misera pensione, ma non so come, non so quando, ho pagato tutto quello che dovevo pagare. Poi si prende la candela, si lascia accesa nel lavandino, perché noi ci addormentiamo e quindi si può bruciare. È pericoloso. Non ci mancherà mai niente. Ma solo questa notte si fa o si può fare? No, si può fare stanotte. Quella stanotte. Poi la notte di San Giovanni. Ma la notte di San Giovanni poi ritorno a casa. E non ce la facciamo in tempo, perché mezzanotte e un quarto. Attenzione alle candele, perché la trasmissione e torniamo a casa, non si fa in tempo. Non ti preoccupare, amore, io lo faccio da 40 anni e chi mi segue sa bene. Allora, per me lo hai fatto tu. Perfetto. Ma che vada a casa, posso i fazzoletti messi fuori. No, nel senso, io ho avuto chi ha pensato a me, grazie a Dio, perché io sono diventato il suo quarto figlio, dovete sapere. Che, insomma, anche mezz'ora, tre quarti ore, in modo che le energie, sai, vengono e sono sempre catturate. Sai. Grazie per averci raccontato questa splendida cosa. Allora, che al di là, scusatemi, però al di là ci credo, non ci credo, è vero, non è vero, è scienza, non è scienza, è esoterico, è, secondo me, è poetico. Sì. Cioè, secondo me, questa cosa, dentro c'è della poesia, secondo me. Non lo so, non so come spiegarvi, ho come l'impressione che ci sia dentro della dolcezza. Io ho trovato, io sono una che studio da 40 anni, l'ho trovato scritto in un libro, forse di scritto dagli Esseni, che è un popolo che è vissuto prima di Cristo e che tutti sappiamo, insegnava a Gesù dai tempi a quando poi ha cominciato a predicare, ha vissuto tra gli Esseni. E gli Esseni, figurati Fabio, che con i numeri hanno aperto la strada a Freud, questo lo sai, no? Certo. E quindi questo libro l'ho trovato scritto che questo rituale si faceva prima della venuta di Cristo sulla terra. Grazie per avercelo regalato, grazie mille. Allora, abbiamo un quarto d'ora di tempo, forse meno. Parliamo di sesso. Allora, parliamo di sesso, parliamo del sesso. Metto al centro. Ma che? Parliamo. Ragazzi, manteniamo lo stile che contraddistingue questa trasmissione, per favore. E parliamo di sesso. Sì. Nel senso, è una trasmissione sui ritorni. Allora, veloce giro di opinioni sul sesso che ritorna con una persona con la quale magari non stai più, oppure con una persona con la quale lo hai fatto in passato e ti ritrovi per questioni anche energetiche, secondo me, poi, no? Ti rincontri, scatta di nuovo la scintilla e magari certe cose che prima erano un po' complicate, quando l'animo si è rasserenato, diventano più semplici. Anna, ti è successo? Domando. Beh, io penso che possa succedere anche con la stessa persona. E no, io dico proprio di quello che parlo, sì. È di quello di cui parlo, con la stessa persona. Con la stessa persona, cioè avere, ci sono dei momenti di stasi, no, nel sesso, o per problemi mentali, diciamo, mentali dal punto di vista proprio psicologici, cioè. Che ci sono, e poi ci sono dei ritorni, proprio dei ritorni alla passione più carnale. Sì, c'è, ed è importante, e penso che quando si ritorna è sempre meglio, sempre più bello, sì. È sempre più bello, perché si affinano anche nella carezza semplice, sì. Ci può essere o il bisogno che uno ne avverte di questa carezza, cioè c'è una sensazione diversa di quello che tu ricordi della passione pura del sesso, inteso proprio come carnalità e basta. Rita. Allora, dobbiamo rivedere una cosa importante, che il sesso, quando è fatto con mente, cuore e corpo, è il carbone che diventa diamante, quindi può tornare in tutti i momenti quell'attimo ed è sempre bellissimo.
se poi noi confondiamo e parliamo di sesso e amore, ci vuole un sacco di spazio. No, qua stiamo parlando di sesso e di basta. Di sesso è importantissimo, anche nel ritorno, se, anche per un attimo, si accende la lampadina, è bello perché dai, in quel momento dell'unione è la massima espressione di Dio sulla terra. Claudio? Per me il sesso fondamentalmente è esplorazione. Se il sesso è esplorazione, quindi si lega ovviamente anche a una certa volontà di conoscere e di nuovo ti dico la verità, è ovvio, con il proprio compagno, con il mio compagno di sempre, c'è una ciclicità, per cui è chiaro che c'è un ritorno in alcuni momenti del desiderio, eccetera. E con un compagno che però non è più compagno? Esattamente, no, questo non mi è mai capitato, perché in realtà se dovevo, come dire, esplorare qualcosa, doveva essere qualcosa di assolutamente nuovo. Quindi tu la consideri una minestra riscaldata, nel senso? Fare sesso con una persona con la quale eri stato in passato, avevi avuto anche una semplice avventura di sesso in passato, non è una minestra riscaldata, semplicemente è già fatto. È un déjà vu, diciamola sì, così. Sì. Revival. Tu dici di essere andato veramente talmente vintage. Stellare. È sesso vintage, adesso direbbero quelli che si occupano di stile. Potrebbe essere una bella accezione. D'accordissimo con lui, e poi penso, vabbè, Wilde è un esperto di quelli che sintetizzano le cose. Comunque diceva Oscar Wilde, l'amico nostro, insomma. No, diceva cose del genere. Cioè della mi pongo sempre il problema che a casa Wilde sia chiaro ciò di cui stiamo parlando. E comunque, insomma, la scoperta deve essere fine a se stessa, cioè deve essere in quel momento tu scopri e quindi metti alla prova e conosci quella realtà. Poi una volta che l'hai scoperto non è possibile riscoprirla. Quindi io non sono il d'accordo ritorno, con voi due. No? Non ho capito. Cioè, adesso. No, io invece sono d'accordo con Rita e sono d'accordo con Anna. Ma loro non parlavano di storie allora finite. Allora parlano due cose loro, diverse. Io sì, parlavo di azione. Fabio, ma loro parlano proprio di due cose diverse. Tu hai detto una cosa diversa. Loro no, io ho chiesto il sesso fatto con una persona con cui sei già stato, che magari è con la che quale però penso, magari sì. Non è la tua metà, no, in questo momento, no? E quindi è un ritorno, sia più facile. No. Di che cos'è? Un ritorno di fiamma, un ritorno di passione, Fabio, però se nel passato ho smesso di fare sesso con quella persona, ricordiamoci i motivi. Perché spesso Fabio bisogna anche pensare al fatto che magari il partner ha ancora dei sentimenti, quindi non bisogna illudere l'altra persona. Vabbè, ma stiamo parlando perché a me è capitato, stiamo parlando di sesso? Magari tornare con un ex che io ho lasciato e magari potrei illuderlo. C'è l'atmosfera, tornando insieme cominciano a salire gli ormoni, vengono bellissimi. Vabbè, io però come voglio dire, l'amore, cioè se quella persona con la quale tu sei stata è ancora innamorato di te e vuole stare carnalmente con te, il problema è suo. Per me potrebbe essere uno sfizio, per lui no. Ho capito, ma tu non perché è amore, ti devi, non c'è amore in queste cose. Perché ti devi creare il problema? Capisci? È quello di cui. Ma sai, perché magari c'è il bene per una persona, quindi non si può illudere se l'altra persona è adulta e vaccinata e ci vuole stare. Sì, ma io lo voglio bene e non voglio illuderlo. Ho capito, però. Ci sta. Solo per il piacere di una notte, oppure parliamo di due insomma, notti, tre di notti, due, cinque tre notti. Notti. Pare che sia dannosa come situazione. Cioè, fare sesso a cargo di un attimo, internet dice che è dannosa. Sì, pare che fare sesso ragazzi. Con la ex o con l'ex, se si sono lasciati, sì. Porta solamente poi a tristezza, perché uno dei due non accetta la sola notte e quindi vuole continuare a fare sesso. Vuole tornare insieme, vuole tornare un'altra volta. Vedi, quello che dicevo io, praticamente. Mm. Allora io preferirei di no. Vabbè, io posso non essere d'accordo. No, come no? Certo. Di sicuro è facile trovare l'intesa, no? L'intesa la trovi subito. Se trovi un ex che ha voluto bene, trovi subito l'intesa, ci stai insieme perché è più facile. Conosci già come funziona, cioè non è che devi cercare altre cose. Cioè, è comodo. Non no? È poi così eccitante mica la sempre, cosa. Mica sempre sai no. Già come funziona. Magari si cambia, amici, magari si cambia, no? Amici, a me è successo invece di scoprire cose delle quali io non avevo idea quando ero innamorato. Dopo, invece dopo è stato molto meglio. Magari semplice. Perché si vive anche in un altro modo proprio. Senza amore. No, magari si prende in un altro modo, con più leggerezza, con più divertimento. Perché non c'è più un obbligo, non c'è obbligo né pretesa. Anche.
Ma il rapporto dovrebbe essere preso senza, con molta leggerezza. E non, non sempre le persone sono capaci. No, prima sei geloso nel momento del coinvolgimento. Mica è semplice, mica è semplice. È chiaro che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Molta gente ci ha seguito. Noi abbiamo aperto questa puntata dicendo che forse avremmo avuto qualche piccolo problema con lo streaming. Pare invece che questo problema non c'è stato e pare che ci abbiano seguito, almeno per quello che leggo dai messaggi che sono arrivati da tutta Europa, con molta tranquillità. Molti amici, sì. E quindi noi vi ringraziamo molto per essere averci stati scelto, con noi. Sì. Vedo, per averci scelto, infatti, vedo che ci sono i titoli di coda. Quanti minuti abbiamo, se me lo dicono dalla regia? Perché non ho mica capito quanti minuti prima li mandano. Ah, ne abbiamo solo due. E allora ci dobbiamo salutare, amici. È stato proprio bello stare con voi stasera. Grazie ad Anna D'Amato. Grazie a te. Volevo dire che io sono in scena. È vero che non abbiamo fatto. Ce la facciamo a far vedere un attimo la locandina dello spettacolo? Perdonatemi, l'abbiamo preparata prima, solo fino al 4 novembre. Quindi vi dovete anche un po' sbrigare. Al Bracco, venerdì e viene a mio nome. Un prezzo speciale, ecco, anche. Andate solo al botteghino, no, siamo gratis. Siamo amici di Anna D'Amato. Il teatro costa gratis, non si può fare. È veramente un medico dei pazzi, è uno scarpetta veramente che oggi come oggi lo scarpetta pare che sia diventato d'élite. Io vengo venerdì sera, spero di poter venire venerdì sera. Voglio salutare Rosario Ferro e ringraziarlo per averci prestato Anna per stasera, poi speriamo di poter avere anche te in trasmissione. Grazie a Rita che vedrete su questa rete prestissimo nelle sue trasmissioni col suo salotto sia la mattina che il pomeriggio. Grazie a Claudio Finelli e a tutte le sue attività, quando vuoi siamo a tua disposizione per fare da megafono. Tra l'altro Fabio sarà ospite di Poetè il 17 di gennaio. Il prossimo, lo posso dire, sarà il 7 novembre con Sebastiano Mauri e le letture di Roberto Azzurro. Perfetto, 7 novembre. Grazie mille anche a Letizia Vicidomini, ricordiamo Il segreto di Lazzaro, edizioni 100 autori, un libro che vi consigliamo, che parla di ritorni, parla di una storia anche un po' intricata, uh-huh. E che vi consigliamo di leggere appena possibile e che verrà presentato ufficialmente il 14 Letizia. Di novembre, okay. Alla libreria Eva Luna in piazza Bellini a Napoli con Maurizio De Giovanni che è il prefattore. Che è il prefattore, ovviamente, per quelli che abitano in zona, sì. E gli altri lo cercheranno su internet o direttamente in libreria. Grazie a Peppe Accardo, grazie alla per splendida averci seguito, Manila. Buonasera. Grazie mille. Io vi voglio lasciare con una poesia che si attribuisce molto spesso a Pablo Neruda. In realtà, facendo una ricerca neanche troppo complicata, si vede che questa poesia invece l'ha scritta Marta Medeiro, che è un'autrice portoghese molto brava, e si intitola Lentamente muore. Marta Medeiros, in realtà, si chiama la poetessa che ha scritto Lentamente muore. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia, chi non cambia colore dei vestiti, chi non parla, chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco, i puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza di inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Buonanotte.